Ciao a tutti, benvenuti a un nuovo episodio del podcast Sesso e Volentieri con la dottoressa Valentina Pontello, ginecologa, e me, Samantha Anselmo, esperta in educazione sessuale. Oggi abbiamo con noi un ospite speciale, il dottor Nicola Macchione, urologo e andrologo a Milano, autore di diverse pubblicazioni scientifiche internazionali e del libro Il sesso semplice, il sesso che siamo e quello che facciamo spiegato in modo semplice e intuitivo. Ciao Nicola, benvenuto. Ciao ragazzi, benvenuti a tutti. Ciao Nicola, grazie di essere con noi. Sei molto seguito su Instagram dove parli di salute sessuale maschile in modo ironico, accattivante anche per un pubblico giovane, ma sempre molto scientifico. Sei uno dei pochissimi che cita sempre le fonti bibliografiche e devo dire che è molto utile seguirti anche per me che sono medico. Imparo spesso cose nuove. Raccontaci che cos'è Movember e perché novembre è il mese dedicato alla prevenzione sulla salute maschile. Diciamo che di dedicare un mese alla prevenzione maschile ce n'era proprio bisogno, anche perché, come sapete, gli uomini non fanno prevenzione. Ebbene, allora si è deciso, ovviamente a partire dagli Stati Uniti, di creare questo movimento che appunto nasce dalla parola novembre e moustache, che dal francese vuol dire appunto baffi, che per definizione sono appunto un elemento tipicamente maschile. È un evento annuale che si svolge appunto nel mese di novembre. Durante questo periodo gli uomini che vi aderiscono, i famosi Mobro, i fratelli di mustaci, i fratelli di baffo, si fanno crescere dei baffi per raccogliere fondi e diffondere consapevolezza su quello che è il carcinoma della prostata e soprattutto tutte quelle patologie che affliggono l'uomo dalla cintola in giù e per le quali non si fa alcuna prevenzione. Bene, grazie. Inizierei, Nicola, chiedendoti qualche cenno di anatomia. Cosa deve sapere il maschio, o meglio, il pene dotato, su come è fatto? Guarda, io nel mio libro Il sesso semplice, edito da Fabri Editori, ho appunto dato un importante spazio all'anatomia perché credo che sia il punto di partenza per la conoscenza del proprio corpo. Un pene dotato, un uomo o comunque chiunque sia dotato di pene deve conoscere le funzioni minime anatomiche di base, appunto dove sono localizzati le gonadi, i testicoli, lo scroto, il suo funzionamento e poi il pene e nelle sue parti, in modo particolare, deve riconoscere il glande, l'asta e il prepuzio. Riconoscendo già le porzioni anatomiche, può descrivere a chiunque, anche banalmente all'amico o al medico da cui si rivolgerà, in modo chiaro e dettagliato quali sono i problemi che, o comunque le come dire, i dubbi, le domande, le curiosità che ha in merito al proprio organo genitale. Anche perché di sesso se ne parla tanto, ma se ne parla anche in modo errato, e tutto questo parlarne male non fa altro che alimentare i mostri nella mente di ognuno di noi, dei ragazzi, che a cui mancano gli strumenti per affrontare tematiche in modo adeguato. Bene. Tra i nostri ascoltatori ci sono mamme e papà di bimbi piccoli. Raccontaci la famosa questione del prepuzio aperto o chiuso. Va scollato o no? E se rimane chiuso, cosa bisogna fare? Sfatiamo il mito della ginnastica prepuziale e quindi per tutte le mamme in ascolto diamo un suggerimento: nessuno tocchi quel prepuzio. È una regola che a mio parere, ma anche secondo il parere dei pediatri, vale sempre. Andare a praticare ginnastica prepuziale non causa altro che danni e micro lacerazioni al prepuzio. Queste si traducono in tessuto cicatriziale e quindi in un tessuto che diventa sempre meno elastico, per cui paradossalmente quello che accade è che anziché migliorare l'elasticità del prepuzio la si va a peggiorare. Non abbiate fretta, il pene si scolla da solo e si scolla da solo in due modi: con le erezioni spontanee, che sono tipiche anche del feto, quindi ancora in stato prenatale, e quella che sarà poi la formazione di smegma, perché lo smegma che si forma tra i foglietti del prepuzio e del glande va piano piano a staccare le aderenze. Bene Nicola, nel capitolo 3 del tuo libro, capitolo pene dotati per lui, racconti inizialmente quanto sia difficile trovare il coraggio per fare una visita al proprio pene. I bimbi crescono, diventano ragazzi,
che età andrebbe fatta la prima visita dall'andrologo o urologo? E altra domanda, quindi a che età? Come si svolge? Terza domanda, molti uomini non vanno dallo specialista per imbarazzo verso l'esplorazione anale digitale, ma viene fatta in tutti i casi? Allora, io suggerisco sempre di fare una prima visita dall'andrologo quando si abbandona il pediatra, che tendenzialmente in Italia equivale ai 18 anni. Non esiste più la visita di leva, che una volta era un check, che permetteva, ai soggetti di sesso maschile di poter fare almeno una valutazione genitale complessiva, diciamo che non essendoci più questo momento, che in qualche modo lasciava il pediatra alle spalle e ci portava ad affrontare la vita adulta, io suggerisco che 18 anni è l'età perfetta per fare un primo check. Si fa un primo check in cui si valuta quella che è lo stato di maturazione genitale e in cui si valuta l'assenza di problematiche, come possono essere appunto la fimosi, la presenza di recurvatum genitali, oppure ancora varicoceli, idroceli, cisti e tutte quelle cose che si possono verificare a carico dell'apparato genitale e che molto spesso per imbarazzo appunto non diciamo. È vero che gli uomini non si presentano per imbarazzo più che altro perché mettersi a nudo crea sempre un momento critico per quanto riguarda la nostra concezione di virilità, di mascolinità, ed è proprio per questo che in qualche modo non evitiamo di farci vedere dagli specialisti. Dall'altro lato, però, vi garantisco che non c'è cosa più saggia. E il grosso problema in questo caso, però, è anche culturale, perché tendenzialmente per fare la visita andrologica o urologica, bisogna appunto scoprire i genitali e purtroppo noi siamo abituati a sessualizzare la nudità dei nostri genitali, cioè vedere i genitali esposti per noi è un'immagine estremamente sessuale. In realtà non c'è proprio nulla di sessuale in tutto questo, ma c'è semplicemente un check da prevenzione. Ecco perché dicevo c'è una componente culturale, ma c'è anche una componente per imbarazzo perché non siamo abituati a metterci a nudo. Detto ciò, arriviamo alla terza domanda, che è quella più interessante. L'esplorazione digitorettale non è sempre necessaria, ma viene eseguita quando si sospetta un processo patologico, sia esso infiammatorio o ipertrofico e o neoplastico, a carico della prostata, perché la prostata viene palpata in modo adeguato solo entrato appunto dall'ano. Bene, molto interessante. I ragazzi nello spogliatoio spesso si confrontano con gli altri e magari si sentono inadeguati perché pensano di avere genitali, soprattutto il pene, troppo piccolo. Se ne è parlato molto anche in una serie televisiva per adolescenti. Quali sono le dimensioni medie del pene a riposo e in erezione nella nostra popolazione e quali sono le differenze tra growers e showers? Sulle dimensioni del pene tanto si è detto e tanto si è scritto. Purtroppo di studi affidabili ce ne sono ben pochi. L'unico che ad oggi fa scuola arriva dal King's College di Londra, dove sono stati arruolati un enorme numero di soggetti di sesso maschile e ai quali è stato misurato il pene dagli specialisti, sia in stato di flaccidità che in stato di erezione. Sono state prese due misure, sia la lunghezza che la circonferenza, e da quello studio sappiamo che la misura media di un pene eretto è di 13,2 centimetri. Questa informazione, da un lato, ha sollevato l'animo a tantissimi uomini, dall'altro, invece, ha lasciati un po' interdetti qualcun altro. Tanto è vero che quando io lo cito, mi viene sempre detto: ah, vabbè, ma c'è sicuramente qualche errore. Invece no, questo studio è veramente attendibile in quanto le misurazioni sono state fatte dai colleghi in studio, a differenza degli studi che invece riportano le automisurazioni, quindi dove il soggetto arruolato ha misurato da solo il pene a casa e in questo caso la media si aggira intorno ai 15-16 cm. Come è facile apprezzare, esiste un bias di circa 2 centimetri, 2 centimetri e mezzo, il che
lo si spiega facilmente con il concetto di desiderabilità sociale. Viviamo oggi in una società dove il pene grosso, il pene lungo, è un pene che viene particolarmente, come dire, visto, viene particolarmente esposto, viene particolarmente reso oggetto di desiderio sessuale. Ed ecco per cui è molto facile cadere nella desiderabilità sociale e poi misurarsi il pene e trovarlo qualche centimetro in più perché ci fa sentire meglio. Questo argomento ci porta al capitolo 2 del tuo libro. È possibile aumentare le dimensioni del pene? È possibile aumentare le dimensioni del pene? Ad oggi esistono diverse tecniche chirurgiche e non chirurgiche in senso invasivo che ci consentono di poter aumentare di qualche centimetro la lunghezza e la circonferenza del nostro organo genitale, ma quando i pazienti me lo chiedono, la mia domanda rimane sempre la stessa. È davvero sicuro di averne bisogno? Anche perché vi posso garantire che l'80%, anche il 90% delle persone che chiedono intervento di allungamento o comunque di aumento del diametro del proprio pene non ha problemi di dimensioni. Ma soprattutto ragazzi, sappiate che il piacere femminile non dipende dalle dimensioni del pene e che il sesso, mi raccomando, ricordiamocelo e ripetiamolo all'infinito, il sesso non è penetrazione o solo penetrazione. Il sesso è e può essere tanto altro oltre ai genitali, valido sia per vagina dotate o pene dotati. Parliamo ora di uomini in età matura, problematiche dell'erezione e patologie prostatiche. Quando serve parlarne con il medico e come ci si cura? In questi casi suggerisco sempre di fare controlli dai 40 anni in su, soprattutto in chi ha familiarità per patologia oncologica prostatica o per patologia oncologica mammaria. Il gene che causa il tumore della mammella e il gene che causa il tumore della prostata sono sostanzialmente gli stessi, quindi la familiarità anche per tumore della mammella va presa sempre in considerazione. Altro aspetto da prendere in considerazione è ovviamente la provenienza. Sappiamo che soggetti di caucasici hanno un rischio più basso di sviluppo di tumore della prostata e quindi faranno gli screening dai 45 anni in su in assenza di familiarità. Soggetti afroamericani invece hanno un rischio molto più alto di sviluppo di tumore della prostata e quindi inizieranno lo screening a 40 anni. Lo screening si fa dosando un esame del sangue che è semplicissimo, economico e facile da monitorare e che si chiama PSA, mentre ovviamente va fatta comunque una visita perché il PSA di per sé non dà alcun, non ha alcun significato diagnostico. Anzi, più che il valore in assoluto, quello che ha un significato diagnostico è l'andamento di quel valore nel tempo, associato ovviamente alla scomoda e famosa esplorazione digitorettale che ci dà tantissime informazioni su quelle che è la dimensione, la consistenza e la presenza di eventuali noduli a carico della nostra prostata. Grazie Nicola. Sempre dal capitolo 3, sempre pene dotati per lui, spieghi cosa sia la aneiaculazione, con specifica tra situazionale e totale. Ti va di parlarcene in parole semplici? Per aneiaculazione intendiamo l'assenza di eiaculazione, cioè l'assenza dell'avvenuta eiaculazione durante un rapporto sessuale. L'eiaculazione è quel fantastico riflesso che porta a conclusione un rapporto sessuale ed è data da due fasi. Quella più famosa che tutti conosciamo è quella di emissione, ovvero quando il liquido seminale viene prodotto, poi viene emesso verso l'esterno. Questo processo di eiaculazione che avviene normalmente talvolta non si verifica e non si verifica per diverse condizioni. Parlavamo appunto di aneiaculazione, cioè assenza di eiaculazione, quindi l'eiaculazione non si verifica. Si può verificare per condizioni ambientali e quindi condizioni che ci mettono particolare stress, ansia o comunque ci ricordano delle situazioni adolescenziali che non ci fanno sentire in totale conforto con quello che stiamo facendo, e invece può essere totale nel momento in cui l'aneiaculazione avviene sia durante rapporti e in condizioni ambientali scomode, ma avviene anche quando, per esempio, c'è l'autoerotismo, e quindi quello è aneiaculazione di tipo totale. Va investigata perché può essere legata
a disturbi midollari, a disturbi neuronali, ma può essere legata anche a disturbi di sensibilità periferica. Ecco perché prevede una visita, una valutazione ben precisa clinica, che a cui può essere associata poi una valutazione di tipo psicologica, perché molto spesso tutte queste condizioni non sono mai o bianche o nere, ma esiste un importante livello di grigio che va investigato. Infine, raccontaci qualcosa sul tuo nuovo libro, Il sesso semplice, che è uscito da poco ed è già al vertice della classifica delle vendite nella sua categoria. Quindi i nostri complimenti ancora una volta. Il mio capitolo preferito è lo 06, Mi faccio il piacere, un mix di indicazioni di piacere e prevenzione. Io ho apprezzato molto che si parli di problematiche femminili come l'endometriosi, un argomento che mi sta molto a cuore. E mi ha fatto molta tenerezza un aneddoto di tua mamma che da ragazzina aveva paura di rimanere incinta con un bacio. In questo podcast lo abbiamo ripetuto più volte, quanto sia importante avere le giuste informazioni per poi fare scelte consapevoli sul proprio corpo e sulla propria sessualità. E infatti ho regalato il tuo libro ai miei nipoti di 14 e 19 anni. Il mio libro è, io lo considero, un manuale di educazione sessuale raccontato attraverso le storie dei miei pazienti. In questi anni, di lavoro ho, raccolto, ascoltato, assimilato, assorbito storie di ogni forma, tipo e dimensione. E, nel momento in cui queste storie cominciavano ad essere particolarmente interessanti e meritavano di essere raccontate, ho deciso di metterle tutte assieme e di farne un testo dove, partendo da micro problemi, si affrontava un macro argomento, in modo tale da poter regalare un manuale di indicazioni che non sono risposte, badate bene, ma sono delle indicazioni a grandi linee, perché poi le risposte sono dentro ognuno di noi, ma che quantomeno ci portano a ragionare su argomenti sui quali non viene mai aperto un dibattito serio, sereno, aperto ed onesto. La parte che io preferisco è quella sulla sessualità invisibile, quella che parla della sessualità nei soggetti, che purtroppo sono in carcere, nei soggetti affetti da tumore e nei soggetti con disabilità mentale e fisica. È una parte che io amo particolarmente, purtroppo censurata in parte dall'editore, perché era un libro estremamente voluminoso, per cui mi riservo in futuro di riparlarne. Detto ciò, io consiglio il libro dagli adolescenti agli adulti, a quelli anche estremamente adulti, per riscoprire magari una sessualità che per anni hanno in qualche modo non espresso, in quanto siamo circondati da una cultura che non permette purtroppo di parlarne serenamente e in modo adeguato. Io vi ringrazio, ragazzi, per avermi ospitato nel vostro fantastico mondo del podcast e credo che stiate facendo un lavoro pazzesco. Spesso e volentieri è una realtà che va assolutamente esplorata, è una realtà che va assolutamente ampliata, ed è un'idea geniale. Quindi va benissimo così. Continuate il lavoro in questo senso e grazie ancora per avermi ospitato. Grazie a te Nicola per essere stato con noi. Trovate il dottor Nicola Macchione su Instagram come MD underscore Urologist e il suo libro Il sesso semplice in tutte le librerie. Noi ci risentiamo nel prossimo episodio dove parleremo di piacere al maschile. Vi ricordo i nostri canali Valentina Contello Ginecologa e Prevenzione per Piacere. Grazie ancora a tutti per l'ascolto. Ciao! Ciao a tutti, alla Ciao. prossima! Ciao ciao.